Il mio progetto si chiama Muta e l'azienda Russo di Casandrino mi ha chiesto di utilizzare scarti di pelle del loro magazzino per creare nuovi scenari materici su pelle. Il progetto ha una base green, dato che riutilizza degli scarti di lavorazione, e richiedeva di mettere tutti questi pezzi insieme all'interno di una nuova pelle. Il tema che ho scelto per questo progetto è la mutazione nel suo senso biologico. Sono partita dall'analizzare il libro Metamorfosi di Emanuele Coccia, in cui analizza il tema nel profondo, dove dice che i corpi cambiano continuamente forma, e tutto questo processo è stato applicato all'interno della texture, dove appunto le forme complesse generate grazie anche all'intelligenza artificiale hanno reso possibile questi disegni e questi colori. Il campione è stato realizzato dall'Officina Chimica in Movimento, che successivamente poi realizzerà il prototipo finale, e c'è una base stampata e al di sopra poi verranno termosaldati dei pezzi a rilievo. Il tema con Officina Vanvitelli che ci ha subito colpito è andare a ragionare su dei temi di prodotti che noi definiamo come scarto, ma che in realtà sono un'opportunità di crescita e di sviluppo. Tant'è vero che il prodotto che è stato realizzato, il prototipo che è stato realizzato, deriva da un prodotto di scarto della nostra lavorazione. Contiamo e puntiamo tantissimo sul recupero. Il concetto della sostenibilità, come dice anche il presidente Gianni Russo, c'è chi parla di sostenibilità e chi fa la sostenibilità. Noi certifichiamo il concetto che facciamo sostenibilità, dal concetto ambientale al concetto delle risorse umane, della formazione, del sociale, quindi nel puntare sul territorio e su tutte le risorse del territorio. Da un punto di vista ambientale, con un cogeneratore, con impianti di fotovoltaico, abbiamo veramente raggiunto dei livelli molto molto importanti di autonomia energetica. Per quanto riguarda gli scarti, oltre questo progetto stiamo anche affrontando altre ricerche per evitare qualsiasi tipo di conferimento a discarica. E quindi questo è il nostro punto di vista, queste sono le sfide che vogliamo affrontare nel futuro, e il nostro obiettivo è andare a puntare e valorizzare il concetto conciario generale della nostra azienda in particolare.